Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come ho assemblato questa softbox per fare le foto alle nostre miniature. Quello che ho utilizzato sono stati 12 tubi di un vecchio stendipanni da 17 mm, 16,5 per la precisione. Quindi, cosa ho fatto? Ho messo su un piccolo progetto, ho tirato giù delle misure, ho deciso di fare i fori da 17 leggermente più grandi, vedremo dopo in seguito perché. Spessore delle pareti 2 mm e lunghezza di 30 mm per l'ingresso dei vari tubi. Passiamo in FreeCAD, questo software abbastanza semplice da utilizzare. Vi consiglio qualche tutorial di base se volete iniziare. Si crea prima uno sketch 2D, poi si estrude e si fa lo stesso sulle altre facce, cioè si seleziona una faccia, si crea uno sketch 2D, che in questo caso è un quadrato, e si estrude un parallelepipedo. Anche qua molto semplice. Per fare fuori uguale si crea uno sketch sopra una faccia, si fa un cerchio, invece di estrudere si crea una tasca. Per fare i fori centrati ho dovuto utilizzare le linee blu, che sono linee di disegno e servono per appunto centrarsi sul centro. Questo disegno è molto semplice e non sono praticissimo di FreeCAD, ma sono riuscito ad eseguirlo molto agevolmente. L'ho preferito a Blender per una questione delle misurazioni, che è molto più semplice darle. E poi anche questo fillet che ho dato alla fine è molto carino. Ho dovuto comunque importare in Blender perché volevo mettere il pezzo a 45 gradi, quindi l'ho ruotato di 45 gradi prima sull'asse X e poi sull'asse Y e ho fatto che sottrarre un cubo. Importare tutto in CURA, settiamo per la nostra stampante e colleghiamola. Inseriamo la nostra SD, accendiamo la stampante e iniziamo a stampare. Su questo pezzo possiamo vedere dei leggeri difetti sulla sinistra, dovuti al fatto che avevo sbagliato il settaggio della ventola, che partiva a un 50%. Basta metterlo al 100% e ha stampato 4 pezzi in 8 ore abbastanza tranquillamente. L'aria era 0,2. Pla a 210 gradi e passiamo al taglio dei tubi. Sono tubi di latta, quindi ho utilizzato un classico tagliatubi da idraulico. Li ho tagliati a 65, ma probabilmente più avanti li accorcerò ancora un pelo. Questi sono i pezzi e questi sono i tubi tagliati. Come possiamo vedere, il primo fit è molto largo. Allora ho preso del nastro qualsiasi, dello scotch, e ho fatto proprio un semplice giro abbastanza rugoso, diciamo, non tanto preciso. In questo modo il pezzo fitta perfettamente. Ho voluto lasciare un po' di gioco per poter appunto avere controllo sullo spessore tramite il nastro. Volendo possiamo anche aggiungere delle viti, ho fatto anche una prova, ma tiene benissimo anche così. Anche perché i tubi sono molto leggeri. Si potrebbero provare con anche dei tubi di plastica, quelli da elettricista classici, penso che il risultato sia uguale. Questo è un vecchio lenzuolo, non chiedetemi le misure, l'ho semplicemente appoggiato sopra, ho messo sopra il lenzuolo, poi una lampada LED e questo è il risultato finale con l'illuminazione. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se avete dei commenti, scrivete sotto. Ciao.